Poi torniamo all'italiano adesso, giusto? Adesso in poi possiamo parlare. Sì, possiamo parlare in italiano e Simone allora andrà giù insieme a Noemi. Io rimango qua su e quindi quando nei momenti in cui Simone non è connesso perché in ascensore non c'è, io e te possiamo continuare a parlare, a raccontare delle cose. Allora, io ho visto le tue slide, quindi se puoi. Zoltan, we could stop, maybe show your slide. Yes. Ok, noi siamo, Chiara, noi siamo arrivati circa alla fotografia di CMS in caverna, perché qui c'è una Ok. luce fantastica che fa un mare di domande Ah, e quindi benissimo. mi sono lasciato volentieri distrarre. Quindi in realtà tu parti circa dove mi sono fermato, se cominci con questa immagine. Sì, è solo giusto per dire allora noi, vabbè, forse voi, Pietro ve l'ha già detto, comunque al peggio lo ripetiamo. Siamo qua a CMS, quindi siamo in questo punto dell'anello. Voi vedete la mia. Non vediamo il mouse. Sono io che sono cieco, scusa. Vediamo il mouse. Allora, sì, ullala, qua stanno i lavori, scusate, cioè sarà un po' di rumore. Quindi noi appunto l'acceleratore di 27 km, quindi questo cerchio giallo, è 100 metri sottoterra ed è tra il lago di Ginevra o l'aeroporto che vedete qua e il Giura, che è proprio da dove sta la montagna, da dove è stata fatta la fotografia. Oltretutto è giusto una notizia che l'anello non è orizzontale, c'è un'inclinazione di 8 gradi dalla montagna verso il lago. Insomma, per due motivi, non so quale sia il fondamentale, forse voi lo sapete. Un motivo è appunto geologico, nel senso che era per questioni geologiche veniva più comodo, cioè fare il buco in questo orientamento. E poi, ovviamente, nel caso di inondazione, l'acqua veniva raccolta verso il fondo. È per quello che hanno costruito Atlas. Sì, per raccogliere le acque. Comunque, c'è stato effettivamente durante gli scavi un problema con l'acqua, perché nonostante avessero fatto moltissimi geologia, proprio qua sotto il CERN, vedete, sotto il Giura, dove in più o meno nella zona che indico con la freccia, c'è stato, si sono, hanno, quando hanno fatto, mentre facevano il tunnel, mentre scavavano, hanno incontrato un fiume e quindi insomma hanno dovuto fermare i lavori, hanno dovuto essenzialmente ghiacciare l'acqua del fiume per poter costruire tutta la struttura in cemento e poi continuare. Adesso, quando uno passa di lì, adesso non è possibile passare di lì, però nel momento in cui avevano fatto smontato l'EP nel 2000 e hanno prima di iniziare a costruire l'LHC, si poteva andare in tutto il tunnel, si andava con delle motorette elettriche e se uno arrivava in quella zona lì, vede proprio che tutta il cemento è pieno di calcare, perché nonostante abbiano deviato il fiume e isolato, comunque l'umidità trasuda. E vabbè, comunque all'epoca gli scavi, non so se queste cose le hai dette, Pietro, No, no, all'epoca no, perfetto. negli anni Ottanta, per l'appunto, questo è stato il lavoro di ingegneria più grande d'Europa. E nonostante appunto questo problema del fiume, si riuscì a completare l'anello con solo 6 settimane di ritardo. E il primissimo acceleratore era un acceleratore che si chiamava LEP, Large Electron Positron Collider, quindi accelerava elettroni e positroni, quindi materia e antimateria, e li faceva collisionare in quattro punti diversi, dove c'erano quattro rivelatori diversi. Quindi qua LHCb, una volta c'era un altro esperimento che si chiamava Delphi, poi qua dove c'è Alice, qua dicevo dove c'era stato il problema del fiume e vicino a CMS, in questa zona più o meno. Nel 2000 questo acceleratore è stato smontato ed è stato costruito l'LHC che ha iniziato a prendere dati nel 2009,
No, 2008 ci ha Ah, provato, ma c'è abbiamo stato il preso un grande minimo, abbiamo preso incidente. un minimo di No, minimum bias, no? 2008 2007 abbiamo provato, no? non ci sono stati con lesioni. È scoppiato tutto prima. Sì, purtroppo non ci sono Ah, state bene. collisioni, e però appunto abbiamo iniziato a prendere poi dati nel 2009 e prenderemo dati fino al 2040, chi lo sa, non lo Dipende, sappiamo. non lo so. Ok, they can start to go down, right? Ok, so. Allora, loro iniziano ad andare giù. Allora, tu Simone, tu non so, vuoi parlare sempre tu e io parlo solo quando tu non ci No, sei? Io come vuoi, ci possiamo, continuo te quando continui, sei, però quando c'è qualcosa da far vedere, allora è che interessante trigger. quando entri, che è lei che scanna gli occhi, però tu la puoi, lei lo farà vedere. Vabbè, la seguiamo e io copro quando lei non. Ok. A fra poco allora. Chiara, se tu vuoi andare avanti intanto Sì. dalle Ok. slide anche. Allora, loro van. I was looking at you, but it's not nice. Ok, allora adesso ci alterneremo io e Simone, cioè essenzialmente sarà Simone che vi racconta e io riempio i buchi di quando lui non ha la connessione o mentre scende in ascensore. Sì, prendilo pure. Allora, questo acceleratore, come vi dicevo, è un acceleratore di 27 km ed è il più grande che è stato mai costruito sulla Terra. Quindi, diciamo, qua al CERN, non so se Pietro ve ne ha già un po' raccontato, ma ci sono sempre, siamo tutti, lo diremo 1000 volte, il più grande acceleratore sulla Terra, l'energia più alta mai fatta, il posto più freddo dell'universo. Cioè abbiamo tantissimi, diciamo, record di ogni tipo, perché in effetti in questo laboratorio si cerca sempre di andare al limite di quello che conosciamo e andare al di là di quello che è stato fatto fino adesso. Infatti, dicevo, questo acceleratore di 27 km è noi, a noi piace dire che è la zona più fredda dell'universo, perché per accelerare i protoni. Scusa, sorry. Ah, ok, adesso scusate, vi lascio un attimo con Simone. Vedete, Simone sta entrando. Simone sta cercando di entrare. Cercando di entrare, allora per entrare bisogna avere degli, bisogna Can you essere. switch on? Ok. Adesso vedete qua, dovranno prendere uno scanner del soliti problemi, cioè da diciamo, se non si è abbastanza veloci, come vedete c'è un sistema abbastanza complicato per evitare intrusioni di ogni genere, soprattutto a personale non autorizzato. E qua stanno facendo uno scanner della mia retina Dell'iride. per riconoscermi. Della retina, del cervello. Cervello, l'occhio. Però ecco, bisogna metterci in una posizione. Bad alignment. You have to turn the reader a little bit downward. This Ok. was looking too much up. Sono troppo basso per gli standard svizzeri Ma puoi e quindi girare, non mi vedeva. Simone, Sì, puoi girare. abbiamo fatto. Abbiamo fatto, abbiamo fatto. È stato abbassato. Riproviamoci di nuovo. Niente, a me non mi vogliono. Non so cosa dirvi. I think you should continue until Simona gets Ok, through, so, okay? no, I just allora, put some. Let's Simone, try it. Proviamo l'ultima volta. sì, proviamo l'ultima volta, se no poi. Ragazzi, questa cosa serve per evitare che la gente rimanga chiusa dentro, soprattutto. Niente, Vengono sempre. non ce la fa. Allora, vabbè, passerà dall'altra porta, faranno viceversa lui e Noemi. E comunque, vabbè, noi intanto magari continuiamo un po'. E comunque, allora, noi per entrare sotto nell'esperimento, per lavorarci, poi possiamo portare visitatori, dobbiamo fare tutta una serie Ce l'abbiamo di fatta, corsi. Ok, ecco fatto. Sono dentro finalmente. Qua, come vedete, le. Noemi è più abituata.
Sì, c'è da rispettare, il sistema è molto complicato e c'è da, diciamo, rispettare i tempi giusti per se uno si mostra troppo velocemente la telecamera va in palle, quindi ce l'abbiamo fatta, io sono un po' frettoloso. Ecco qua, che adesso stiamo andando verso l'ascensore, andremo al secondo piano sottoterra, sono circa 100 metri sottoterra, un po' di meno, e una cosa, diciamo, peculiare di questo ascensore è che, mentre in genere quando ci sono degli incendi è vietato risalire con gli ascensori, questo è stato costruito apposta per poter funzionare anche in caso di incendio. Infatti è obbligatorio prendere l'ascensore in caso di incendio invece che le scale di sicurezza, perché le scale di sicurezza sono molto strette e ovviamente scendono giù per quasi 100 metri. Quindi in caso di problemi, se qualcuno non ce la fa, si affatica o ha un malore, i soccorsi dei pompieri diventano molto 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 più complicati. Quindi è stato costruito questo ascensore che appunto tiene il fumo fuori, può funzionare in caso di incendio e è il modo più veloce e più sicuro di evacuare l'aria in caso di problemi. Vedete anche come sale molto velocemente, sicuramente più veloce dell'ascensore del condominio dove vivevo prima. E adesso, come vedete, ci sono molte attività ongoing, molte attività che stanno andando per far ripartire il prima possibile l'MS e l'HC, quindi sono molte persone che entrano e vengono. And it's two? One or two? Adesso scendiamo giù. Ok, adesso lo perdiamo perché non c'è segnale in ascensore. Necessità appunto i lavori. Ok, adesso Simone ti stiamo perdendo, quindi ti prendo un attimo io. Allora, quindi dicevo, adesso andremo in questo anello di 27 km, che è circa 100 metri sottoterra. Allora, lui si ferma a circa una decina di metri sopra il pavimento, diciamo, dove è appoggiato il rivelatore. I protoni, per arrivare all'energia, prima di arrivare in questo acceleratore, seguono un processo essenzialmente di accelerazione successiva. Allora, il tutto parte da una piccola bottiglia appunto, di idrogeno. Sono delle piccole bottiglie di questa dimensione dove c'è l'idrogeno. Dall'idrogeno viene strappato via l'elettrone, passando essenzialmente in un campo magnetico, e i protoni vengono man mano accumulati e accelerati in acceleratori sempre più grandi. Quindi arrivano al PS, il proton sincrotrone, poi dal proto sincrotrone vengono mandati all'SPS, il super proto sincrotrone, e da qui vengono mandati su LHC. PS, che è il super protosincrotrone, dall'SPS vengono mandati all'HC, che poi accelerano le particelle fino a che non raggiungono l'energia, cioè, che ci interessa. Ciao Pietro, scusa, scusa se vi interrompo, noi siamo arrivati adesso a meno 2 e siamo nella hall, diciamo appena fuori dall'ascensore e adesso ci apprestiamo ad andare verso la caverna. Qua incontriamo un'altra visita, come vedete parecchio affollato CMS oggi. No, non ci serve, siamo soltanto noi due. Qua penso siete studenti italiani anche voi. Qua sono vostri compagni italiani. Da dove venite? Da Torino, salutateli. Ciao ragazzi. Arrivederci. La buona educazione, Simone. Grazie. Quindi qua stiamo passando alla service cavern dove c'è parte elettronica del trigger di CMS. Non so se Pietro ha avuto già modo di parlarne, vedete. Sono sempre persone al lavoro a sistemare cavi, cambiare schede, ma qua ovviamente soltanto addetti ai lavori che hanno avuto una serie di training specifici possono venire.
Mi E senti? qua Simone. mi sentite? Sì, abbiamo perso la connessione per 1 minuto e mezzo, quindi ti abbiamo colto in mezzo alla spiegazione dei rack. Puoi ricominciare, insomma. No, qua sì, qua sono appunto dei componenti elettronici. Possiamo far vedere come schede FPGA per il trigger o per la farm di analisi della ricostruzione. Come vedete qua, tutti i crate, come si chiamano in gergo, con tutti i cavi, e le persone esperte sanno, non me, ma persone che ci lavorano, sanno quale cavo togliere in caso di problema, quale crate cambiare, quale elettronica sostituire. E qua ci sono anche in queste schede che vedete messi su questo sistema, tutta l'elettronica del trigger di livello 1. Cos'è il trigger? Non so se Pietro ve ne ha accennato, ma vengono prodotti un numero enorme di dati per ogni interazione di protoni contro protoni, e non si possono salvare e neanche analizzare tutti. E fra l'altro non ci interesserebbe neanche, perché la maggior parte di questi sono de delle interazioni molto sofiche che non ci interessano. Sono due protoni, spassano, si salutano e se ne vanno senza creare niente di interessante. Quegli eventi noi non li vogliamo salvare perché occuperebbero soltanto spazio e ci vorrebbe tempo per analizzarli e verrebbero comunque buttati via dopo. E quindi c'è un sistema molto complesso a diversi livelli di trigger che seleziona soltanto degli eventi che pensiamo essere interessanti per un'analisi offline successiva. E proprio il primo step è completamente hardware, gira su delle FPGA, dei chip dedicati, e selezionano sulla base di topologie o degli hit di alcune parti del detector. Se poi questo primo livello viene passato, l'evento viene ricostruito in maniera più esaustiva a un secondo livello su una farm di processori CPU e GPU adesso, e poi viene finalmente, se passa ulteriori tagli, salvati per essere ricostruito e analizzato successivamente. Dai, Adesso possiamo proseguire. Simone, magari dagli gli ordini di grandezza dei numeri, quanti ce ne so, quante interazioni ci sono al secondo e quanti alla fine ne scriviamo su Sì, nastro. scusami, è vero, hai ragione. Allora, le interazioni vengono a 40 MHz, ok? Quindi un'interazione ogni 25 nanosecondi, quando la macchina ha tutti, come si dice, tutti i bunch pieni. Il Quindi primo livello, 40 sì, interazioni milioni di interazioni al al secondo. secondo. Il primo livello ne seleziona 100.000 interazioni al secondo, quindi c'è una prima scrematura molto, molto grande, e comunque la stragrande maggioranza, come dicevo prima, sono eventi che non ci interessano. Di questi 100.000 vengono passati a una farm di CPU e GPU che deve processare ogni evento in circa 300 millisecondi. Quindi deve fare una ricostruzione di tutti i segnali raccolti dall'esperimento, ricostruire, ad esempio, il passaggio di una particella carica o rilascio di energia nei calorimetri, mettere insieme tutte le informazioni e capire se queste informazioni possono venire da un evento, ad esempio, di Higgs o di altri eventi comunque interessanti per noi, e essere salvato. Se vengono salvati, alla fine ci sono diversi modi per salvare l'evento. Si salvano circa 2 kHz, quindi 2000 eventi al secondo, con tutte le informazioni dell'evento, per cui l'evento viene completamente ricostruito nell'analisi, come si dice, offline, ossia a posteriori. Però questo è molto limitante per le analisi, perché ci sono molte più informazioni, molti più eventi che ci interesserebbe analizzare, anche perché non sappiamo bene, ad esempio, nuovi eventi di fisica dove potrebbero apparire, mentre queste selezioni sono chiaramente tunate sulla fisica che conosciamo già o che possiamo pensare potrebbe avvenire a LHC, ma c'è tutto un mondo ancora sconosciuto che potrebbe essere lasciato da parte. Ogni evento non selezionato è un evento perso per sempre. Quindi CMS nel tempo ha sviluppato dei sistemi alternativi, ad esempio mi dico parole come parking o scouting, sono delle strategie alternative per poter selezionare molti più eventi di quelli che proviamo attualmente con questi 1000-2000 eventi al secondo, e il numero viene moltiplicato per quasi un fattore 5, se non più, a seconda sia scouting o parking. In questa maniera, salvando soltanto un numero ridotto di informazioni
che però sono comunque buone per alcune analisi, riusciamo ad ampliare il programma di fisica di CMS. E questo è stato costruito facendo sistemi di R&D, quindi ricerca e sviluppo, negli anni dal 2010, perfezionato sempre più fino a quello che abbiamo adesso, e fonda anche le basi poi per il futuro di CMS, Allied Luminosity e LHC, dove questi sistemi di trigger avranno un ulteriore sviluppo e saranno molto più potenti di quelli che possiamo avere al momento. So se ci sono altre domande, se no possiamo proseguire verso la caverna, dove CMS... C'è una domanda, Simone, aspetta un secondo. Vai, vai, dimmi. Aspetta, devo ascoltare. Allora, la domanda è: per quanto tempo rimane attivo l'HC? La domanda è: in una giornata di quanto? Cioè, quali sono i cibi di presa dati? Allora, l'HC, diciamo, quello che in genere viene fatto, vengono riempiti i bunch, quindi i fasci si formano squeezando insieme i protoni. A un certo punto i protoni raggiungono una situazione stabile in cui possono essere scontrati, e quindi a quel punto i rivelatori vengono accesi e tengono accesi per diverse ore di seguito, fino a 10-12 ore, a seconda appunto di come si chiama il fill, ossia di questo processo di riempimento dei fasci. Durante queste 10-12 ore di funzionamento i fasci si scontrano continuamente, come dicevamo prima, ogni 25 nanosecondi, e in un certo senso si bruciano. Quindi noi non abbiamo sempre la stessa intensità di fasce, quindi lo stesso numero di interazioni a ogni bunch crossing, quindi a ogni scontro fra protoni e protoni, ma abbiamo qualcosa che più o meno decade, diciamo, esponenzialmente, anche se la funzione analitica non è un esponenziale perfetto, col tempo, e quindi parte a valori molto alti all'inizio e poi man mano decresce, e quindi anche il numero di dati che collezioniamo o che analizziamo diminuisce nel tempo. Per evitare di perdere quindi possibilità di analizzare dati interessanti, il sistema di trigger si adatta seguendo questa curva, e quindi avendo a più disposizione CPU per il processamento, oppure ad esempio bandwidth per il trasferimento dei dati, perché avvengono meno interazioni al secondo, quello che si fa, si abbassano le soglie, ossia quelle selezioni che ci permettono di selezionare 100.000 eventi al secondo vengono modificate nel corso del tempo, così che il rate, ossia il numero di eventi al secondo, rimane più o meno costante a 100.000 per secondo durante tutto il fill. In questa maniera si ottimizza l'uso della di CPU per la ricostruzione e anche ovviamente la fisica che andiamo a fare. Poi dopo queste 10-12 ore, in genere si ha quello che viene chiamato un dump, ossia i fasci vengono spenti, fra virgolette, in realtà vengono sparati verso una grossa area che assorbe l'energia del fascio, che è abbastanza grande, e ripartono tutte le procedure per rimettere insieme i vari bunch e riempire di nuovo LHC, che in genere portano via diverse ore, per riarrivare di nuovo a questi famosi stable beams, ossia quando i fasci sono stabili e possono essere scontrati nuovamente, e da lì si riparte un'altra presa dati che dura altre 10-12 ore. Importante in questo tempo non solo collezionare questi dati, ma anche processarli il prima possibile per vedere se il detector aveva delle failure, se c'erano dei problemi, perché alcune volte non ci accorgiamo che, ad esempio, ci sono dei problemi nel detector, nel numero di particelle che lo attraversano, nei sistemi di readout. Se sono problemi grossi, in genere abbiamo dei sistemi di allarme che ce lo dicono e possiamo intervenire il prima possibile. Altre volte, per essere sicuri della bontà dei dati presi, dobbiamo comunque ricostruire questi eventi offline, e quindi c'è tutta una procedura che, presi alcuni di questi eventi, li ricostruiscono il prima possibile, e c'è una serie di esperti che guarda a questi grafici che vengono al di fuori della ricostruzione per capire se il detector sta funzionando come deve. Se sta funzionando come deve, va tutto bene, altrimenti bisogna prendere delle azioni in modo tale da
da intervenire il prima possibile per assicurare un'altissima efficienza e qualità dei dati presi. Prendere tanti dati che però sono cattivi è uno spreco, perché quei dati comunque non potranno essere utilizzati dopo. E quindi, diciamo, l'HC non è soltanto molto complicato dal punto di vista dell'elettronica del detector, ma anche di tutta la catena di analisi e della pipeline dell'analisi dei dati che viene successivamente, e anche all'analisi, se vogliamo, di questi data quality monitoring, quindi il monitoraggio della qualità dei dati, che pochi esperti devono essere in grado di controllare in brevissimo tempo, e per i quali ci stiamo avviando a utilizzare procedure automatiche anche basate sull'intelligenza artificiale, appunto per velocizzare e distribuire il più possibile le informazioni e analizzarle nel minor tempo possibile. Ci sono altre domande? Altre domande? Parli, no? Li ho stesi con la risposta, non si azzardano a farne altre per paura. Allora, possiamo proseguire. Tutte queste cose, ragazzi, sono fatte da gennaio, ma anche da studenti di laurea, studenti di dottorato, quindi dovete pensare all'HC come una macchina unica, va bene? Quindi sia l'acceleratore che i rivelatori sono un'unica coppia, che significa che bisogna capire come funziona giorno per giorno, come se voi aveste costruito la prima automobile con motore a scoppio, no? Dovete sapere come funziona ogni sua parte, e ogni giorno si cerca di migliorare o migliorare il rapporto che so fra le pressioni, i volumi, l'iniezione, eccetera, no? Quindi in ogni singolo aspetto di questo lavoro c'è dell'intelligenza da mettere, delle cose nuove da fare, e si impara, imparare quello che facciamo in università. Quindi tutti questi aspetti che riguardano la costruzione di un rivelatore, il suo funzionamento, l'analisi dei dati, il processamento dei dati, sono oggetto di studio, sono oggetto di studio e possono essere oggetto di tesi. C'è una persona a cui piace molto programmare, c'è sicuramente cose da fare. C'è una persona a cui piace fare l'analisi dei dati e la statistica, ci sono cose da fare. Ci sono quelle a cui piace costruire i rivelatori, ci sono cose da fare. Quindi un altro aspetto bello di questo ambiente, oltre ad essere internazionale, giovane e multietnico, se volete, è anche la multidisciplinarità e il fatto che in ogni singolo aspetto del lavoro ci sono cose nuove da fare. Esatto. Qua volevo far vedere un poster, appunto questo è vedete un pezzo del tunnel di LHC con i magneti e appunto un tecnico, un ingegnere, un fisico, non so chi sia, che controlla certi parametri. Ci sono dei sensori lungo tutto il tunnel per rilevare anomalie, e ovviamente anche per la sicurezza delle persone che ci lavorano. Ci sono delle regole da seguire, dei corsi da fare, proprio per evitare che in caso di incidente qualcuno si possa fare male. Qua ci stiamo avvicinando adesso, qua vedete altri poster di LHC, qua potete vedere la complessità della struttura che accoglie i fasci, della criogenia dei magneti che servono per farli muovere e curvare nello spazio. Qua sentite i rumori, e qua ci troviamo di fronte alla seconda entrata verso la caverna. Purtroppo CMS è chiuso di già, quindi non potremo ammirare la bellezza del nostro detector aperto con tutti i canali a disposizione. Alessi? Cioè, il CMS è chiuso vuol dire la seguente cosa: il rivelatore può essere aperto come una fisarmonica per lavorarci dentro. Chiaramente, prima di farlo funzionare, bisogna richiudere la fisarmonica, siccome l'acquisizione dati partirà fra poco, tutti i pezzi sono stati avvicinati. Quindi noi effettivamente con Simone andremo a vedere il rivelatore, però purtroppo non lo vediamo espanso, e quando fosse espanso potremmo sbirciare su come funzionano i singoli pezzi. Qua, però, qua vediamo se ho imparato la procedura, metto qui, buono buono. Devi scannare gli occhi, devi fare lo scan degli occhi. Devi abbassare il visore. No, no, va bene, adesso ho imparato. Funziona. Prima lo facevo troppo velocemente, mi diceva Naomi. Il problema di prima era che c'è un tempo per cui è inibito lo scan, però la telecamera è, diciamo, funzionante, e questo dava un errore. Mi ha insegnato lei che in effetti c'era da aspettare un secondo che si chiudano le porte, e poi allora è possibile accedere allo scan.
Ci sono sette di cemento tra la caverna dove va adesso e l'altra sala, perché nella caverna dove va adesso i fasci collidono e quando i fasci si scontrano l'ambiente è molto radioattivo. Quindi bisogna proteggere le persone che vanno nell'altra sala e anche l'elettronica, se vogliamo, dalle radiazioni. E queste porte servono di nuovo per proteggere la gente. Ecco, qua vedete l'acceleratore, no? Questo è il rivelatore, no? L'acceleratore non si vede. Tubo rosso, arancione. Dentro il tubo c'è. Dentro il Sì. tubo passa quella che viene chiamata la beam pipe, ossia la linea di fascio che porta i protoni e questi poi entrano all'interno in CMS. Potete vedere qua l'elettronica e tutto il cablaggio delle camere dei muoni, ossia le camere più esterne che servono per l'identificazione del passaggio dei muoni. Qua vedete dei tecnici al lavoro. Si vede comunque un po' di, diciamo, di parti elettroniche. Potete vedere, potete immaginare, considerando la lunghezza del CMS, il numero totale di canali che deve leggere, quindi la complessità di ricostruire tutti gli impulsi elettrici e da quello risalire al passaggio di particelle e anche capire che tipo di particella è passato. Can go this way, right? Qua vedete altra elettronica che sono l'elettronica di lettura delle varie componenti elettroniche del detector. Prima era l'elettronica che analizzava gli eventi per selezionarli. Qua è dove ancora a più basso livello si raccolgono i dati, quelli che vengono chiamati i raw data, come sono i dati, ad esempio, delle macchine digitali di adesso, per cui poi avete la possibilità di ricostruirli interamente. Vengono spediti appunto alla caverna dove eravamo prima, dove c'era l'elettronica di trigger e della data acquisition. Ti sento male, Pietro, non so se è colpa mia o colpa tua. Voi mi sentite? Io sì, ti sento. Sì. Perché stiamo usando il microfono dell'altro. Dicevo, qui siamo a 100 metri sul terreno. C'è un unico apparato che è chiuso con tutti i pezzi allineati per meglio di un minuto, che contiene un solenoide superconduttore con la temperatura dell'elio liquido, meno 273 gradi Celsius. E questa è Differenza l'altra parte di CMS. potenziale temperature stabilizzate 18 gradi, meno 0,01 gradi, quindi oltre a tutta la parte ideale. Sono arrivato ora, ti sta anche il fatto che deve funzionare. Scusa Simone, vai. Do we see the hole where it was putting down? Up, shall we go? Ok. Adesso saliamo un attimo al piano superiore. Questo è un piccolo privilegio che possiamo avere, perché siamo soltanto io e Naomi e non ci sono altre persone fisiche. Quando si fanno le visite in persona, i visitatori non possono salire al piano di sopra, quindi in un certo punto di vista essere in remoto vi dà la possibilità di vedere cose che altri non potrebbero. E volevo farvi notare questo buco enorme qua sopra. Adesso appena Nomi arriva in alto ve lo fa vedere, che è il buco. Uno dice, ma CMS 100 metri sottoterra, come hanno fatto a portarcelo? No? Nell'ascensore non c'entrava, chiaramente. Era impensabile portare piccoli pezzi un po' alla volta e portarli qua sopra. Laggiù adesso lo vedete, questo è il buco e si vede la luce perché, diciamo, è il buco lungo 100 metri che sfocia in alto in una parte della superficie del sito. E i pezzi di CMS sono stati assemblati al CERN in laboratori appositi e poi macro pezzi, quindi ad esempio delle fette vere e proprie dell'esperimento, sono state calate da questo tubo con degli argani speciali e poi riassemblate una volta in caverna. Quindi anche la costruzione, che è durata tantissimi anni, è qualcosa di eccezionale dal punto di vista tecnologico e, se volete, anche ingegneristico. Voi pensate, ogni singolo chip che sta sull'elettronica del detector è stato studiato
è sviluppato separatamente da tutto il resto del detector. Poi le componenti sono state integrate in un singolo, come si chiama, modulo, se volete, in un singolo piccolo sistema, e poi a sua volta questo piccolo sistema è stato replicato più volte, messo tutto insieme, portato qua al CERN, testato per essere sicuro che funzionasse come dovere, unito creando appunto queste, chiamiamole, queste fette dell'esperimento, se vogliamo, queste sottoparti dei detector, e poi alla fine calato qua e assemblato tutto insieme. Quindi immaginate lo sforzo e anche quanto coordinamento è stato necessario affinché tutti i pezzi arrivassero nel tempo prestabilito, non ci fossero ritardi o problemi con un pezzo che avrebbe necessariamente spostato tutta la linea di produzione avanti nel tempo, insomma. Quindi uno sforzo veramente enorme, e che stiamo al momento in procinto di rifare per l'upgrade di CMS che avverrà fra qualche anno, per traghettarci verso la prossima fase della Luminosity LHC. Qua vedete di nuovo una parte dell'elettronica del detector. Can we go down now? Yeah. Adesso un'altra piccola cosa che non potremmo fare altrimenti è scendere ai piedi di CMS per vedere quanto è grande da molto vicino. Il cilindro è uno schermo che protegge le fasce, cioè la radiazione che esce dall'incontro con il fondo di particelle è così intensa che rovinerebbe la struttura delle fasce e la crescita. Quindi questa cosa che bisogna vedere adesso sono dei cilindri di cemento che servono per fermare la radiazione. La domanda interessante è perché uno dice cosa si fa per fermare la radiazione? Cosa mi interessa? Non capisco. Chi ha risposta? Nessuno più risposta. Cosa mi interessa per fermare la radiazione? Fatemi prendere anche a me un piccolo video per i miei figli. Se avete domande, intanto potete farne, ragazzi. Sì. Quella parte arancio, quel naso arancione che vedete. Vai, Chiara, stiamo parlando della stessa cosa. Vai, vai, vai. Vabbè, vai, vai. Io e te diciamo sempre le stesse cose. Quando prima ho perso la linea, ti ho sentito che eri in parallelo con me. Vai, vai. No, perché si usa il cemento per schermare la radiazione, non il piombo? Perché il cemento è più, penso, più facile da produrre, e poi è sano in qualche modo. Sì, è una domanda per gli studenti qua davanti, in realtà. Il piombo è pericoloso, cioè se tu tocchi il piombo, ti puoi, ti, com, il piombo, come si dice, ti crea il saturnismo, cioè ti rende malato e proprio ti può far morire. I romani, molti dei romani, all'epoca dei romani, sono morti proprio di saturnismo, quindi di contaminazione dal piombo. Invece il cemento è un materiale inerte assolutamente innocuo alla salute In e realtà ha io lo stesso potere pensavo di stop. Dimmi. mi rispondessero qua con le conoscenze di meccanica che hanno sicuramente, no? Però guardate che è facile. È la stessa ragione per cui le centrali nucleari sono spesso schermate dal carbonio, non dal piombo, no? E la ragione è la seguente, che quando uno vuole schermare una radiazione, in particolare da particelle cariche, deve fermare delle palline microscopiche che viaggiano a velocità molto alta. E fermare vuol dire rallentare, no? Rallentare le palline vuol dire Ma togliere velocità. E allora bisogna far certo. ruotare le palline contro qualcosa alla quale le palline We are trasmettono muted. da remoto, no? Quindi se voi potete picchiare una pallina della tennis contro il muro, la pallina non perde velocità, se ne va indietro. Allora, bisogna far scontrare le particelle contro oggetti molto leggeri, perché se le particelle si scontrano contro oggetti pesanti, rimbalzano, ma non rallentano. Allora, le schermature da radiazione da particella carica sono spesso fatte con atomi che hanno un numero atomico basso.
però Pietro, piombo. qua, se posso intervenire un attimo, volevo farvi vedere la magnetizzazione residua di queste strutture in ferro. CMS, per riuscire a analizzare le particelle, ha bisogno di un fortissimo campo magnetico per fare curvare le particelle cariche e quindi misurarne poi la direzione, l'impulso, il momento, la velocità, se volete. Questo campo magnetico all'interno, al centro dell'esperimento, è di 3,8 Tesla, quindi un numero molto molto grande, e è raggiunto grazie a, di nuovo, dei magneti superconduttori. E fra l'altro sono stati sviluppati e costruiti a Lanzaldo in Italia. Adesso il magnete è spento, però c'è comunque una linea di campo quando il magnete è acceso, che esce fuori dal cuore del detector, ripassa per tutta la struttura di metallo esterna. E quindi questa struttura rimane magnetizzata permanentemente. Quindi, anche se è spento il magnete, questa struttura solida di metallo, come vedete, mantiene la sua magnetizzazione. Okay. Però è sufficientemente bassa, diciamo, per non essere pericolosa né per l'uomo, né per le strumentazioni. Qua sotto, sempre su questo oggetto di metallo, vedete questo piede gigantesco arancione, che è uno dei piedi che sostiene CMS, ma che gli permette anche di muoverlo. Quando deve essere aperto, CMS, come diceva prima Pietro, viene aperto a fisarmonica, quindi le varie fette vengono spostate. Prima ovviamente si toglie la copertura arancione e poi si sfilano. Come si sfilano queste cose che pesano tantissimo? Questo qua che vedete in rosso è ferro pieno. E ci sono due meccanismi che giocano insieme. Questi sono dei piedini idraulici ad aria compressa, ossia viene soffiata aria molto ad altissima pressione verso il suolo, che solleva il detector e quindi lo tiene, diciamo, separato dal suolo. E poi qua dietro c'è una macchina con dei cavi speciali, e adesso vi facciamo vedere questi qua. Come vedete, sono dei cavi molto resistenti, molto robusti e molto grandi, che vengono attaccati alle parti esterne e tirano molto lentamente queste fette fuori dalla loro posizione, una dopo l'altra, in modo che si possano accedere a determinati punti del detector per poter riparare delle cose che sono rotte, risistemare cavi o anche soltanto fare dei controlli che avvengono. E qua ovviamente c'è tutta l'attrezzatura che va assieme a loro, e di nuovo soltanto personale altamente qualificato può fare questi lavori, perché, diciamo, come capite, non solo è pericoloso per l'operatore, ma è anche molto delicato. State tenendo materiali pesantissimi, ingombranti, su un cuscino d'aria, quindi potete immaginare la complicazione. Ci sono domande relative a CMS? Una, sette, sette. Donna. Faccio una domanda, aspetta un secondo. Perché è stata la Sì. necessità di coprirlo sotto terra, quindi sottoterra, non è possibile coprirlo? La domanda è: perché CMS sta a 100 metri sottoterra e non in superficie? Allora, buona domanda. Ci sono una serie di motivi. Intanto, i fasci, quando girano, con l'intensità e l'energia che è l'HC, attivano tutto ciò che è intorno a loro e quindi è tutto radioattivo. E l'idea di stare sottoterra a 100 metri è per proteggere tutti quelli che vivono appunto in superficie. Fosse in alto, avremmo il problema di trovarci un'area attivata, radioattiva, per gran parte del tempo e quindi nessuno potrebbe vivere lì. Di fatto adesso noi possiamo accedere al CMS perché c'è stato quello che si chiama un long shutdown, cioè un land of the year shutdown, scusatemi. Ossia, durante la fine dell'anno il CERN non fa collisioni, è l'HC si riposa,
durante questo tempo tutti i materiali attivati, quindi tutti i materiali che avevano ricevuto una certa dose di radiazione e quindi isotopi radioattivi a loro volta erano stati creati, sono decaduti e quindi i livelli di radiazione è trascurabile, non pericolosa. Vedete, okay, queste cose che portiamo non sono soltanto delle chiavi speciali, ma misurano la dose di radiazione assorbita per le persone che lavorano nella caverna o comunque vicino a materiali che vengono attivati durante l'anno, e quindi possiamo avvicinarci. Ma diciamo subito dopo lo stop di LHC, quindi nel momento in cui i fasci cessano di girare e LHC entra nel suo riposo invernale, i materiali sono ancora troppo radioattivi e non si può raggiungere nella caverna né altre parti di LHC. Quindi uno dei motivi è principalmente per la sicurezza ambientale e delle persone che ci vivono. Altri esperimenti, ad esempio in America, come il Tevatron, che era il precedente acceleratore protone antiprotone americano, aveva intensità ed energie molto minori, per cui non era necessario metterlo così tanto in profondità. Altre domande? No. No, no. We can go back up then. Allora, risaliamo lentamente. Quello che vedete sotto i piedi di Simone sono dei tunnel, delle trincee dove passano i cavi. Cioè, quando si spostano i pezzi del rivelatore, non soltanto bisogna muovere questi dischi che sono molto alti e molto stretti, sono quasi delle monete messe in verticale, quindi il loro spostamento è molto complicato. Ma c'è anche il fatto che ci sono tutti i cavi che portano il segnale, ma questi cavi che portano il segnale sono incastrati in cingoli metallici che sono a loro volta tirati da dei motori e passano sottoterra, sotto dove Simone stava camminando. Questa che vedete è la connessione fra la caverna sperimentale, che è l'area da cui sta uscendo, e le caverne di servizio, che sono quelle dove ci sta tutta l'elettronica che abbiamo visto prima. Vedete che il passaggio è a zigzag, quindi voi immaginatevi il tubo dell'HC con un rigonfiamento in mezzo, e poi queste caverne sono dei tunnel che fanno due angoli retti per arrivare a fianco. E adesso la porta sta registrando che Simone è uscito, e quindi lo toglie dal conteggio delle persone in caverna, in modo che se l'HC dovesse accendersi, i tecnici che accendono hanno il conteggio delle persone che eventualmente sono in caverna. Se c'è qualcuno in caverna, chiaramente l'HC non viene acceso, per ragioni di sicurezza. E qua ci troviamo, noi siamo usciti a meno 2 e poi siamo scesi di un piano, quindi come vedete qua noi adesso siamo al piano meno 3, che è quello appunto a cui CMS è appoggiato. Sotto questo non c'è nulla e stiamo aspettando adesso l'ascensore che ci venga a prendere. Qua sopra vedete un cartello di allarme che vedete spento, come deve essere. Campo magnetico, attenzione, proprio perché quando CMS è acceso e quindi, come dicevo prima, il campo magnetico all'interno è funzionante, anche se la struttura di metallo che lo racchiude fa un po' come struttura di ritorno delle linee del campo magnetico e si chiudono su se stesse, un po' comunque esce fuori, e quel poco che esce fuori, vista la grande intensità del campo magnetico, può essere problematica per persone, se ad esempio uno è un pacemaker o anche le apparecchiature elettroniche. Adesso risaliamo. Domande? E se perderemo, credo, Simone. Sì. On the way up, you are not going to lose him. On the way up, no. You can continue, okay. Ma possiamo avere delle domande? E questa parte qua dei vari rivelatori, non so se gliel'hai già discussa, se la vuoi menzionare rapidamente. No, no, vai, vai, stavamo iniziando quello quando è partito dal collegamento. Ah, ok. Quindi voi avete visto il rivelatore, l'avete visto dal vivo, proprio chiuso come lo vedete in questa figura. La parte arancione appunto era la protezione dal fascio, e il rosso è il ferro proprio che
mantiene le linee del campo magnetico e tutto la maggior parte dei rivelatori sta all'interno di questo enorme rivelatore alto 15 metri, lungo una trentina, e vedete, se voi prendete una fetta, diciamo, del cilindro, e poi ne prendete uno spicchio, questo è uno spicchio, quindi di una fetta di quel cilindro. Allora, le interazioni avvengono tra protone e protone, avvengono esattamente nel centro del rivelatore, e qua quindi in questo punto della fettina dell'angolo, e poi quello che si i due protoni, quando si scontrano, trasformano appunto l'energia l'energia dei due protoni che si sono scontrati, si trasforma in materia, quindi in tantissime particelle, e di queste particelle vogliamo misurare tutto, quindi la loro direzione, la loro identità, la loro energia e velocità, perché se ricostruiamo tutte queste particelle, riusciamo a capire cosa è successo al momento dell'interazione, quindi riusciamo a risalire ai processi fondamentali che regolano fisica delle particelle, quindi che Chiara, regolano la scusami se natura. ti interrompo, Dimmi. scusa se ti interrompo, volevo solo far vedere che appunto questa è una chiave, ma misura anche la dose di radiazione assorbita. E questi sono dei sistemi per leggere la dose assorbita e si spera essere zero. Sì, 000. Come vedete, era totalmente sicuro e non abbiamo incontrato nessun pericolo a scendere giù. I sistemi di controllo sono molto complicati e molto stretti anche proprio per evitare che succedano qualunque tipo di incidente che potrebbe mettere in pericolo la salute delle persone che lavorano a LHC. E qua vedete un video in cui appunto c'è stata l'assemblaggio di quelle fasce, se volete, quelle monetine di cui ci parlava prima Pietro, ok, calate dal buco che avete visto prima e poi chiuse una alla volta queste fette. Vedete? Queste sono quelle fette che si vedevano, che abbiamo visto anche all'esterno. Questa parte è il calorimetro in avanti. Questo è il centro, anche dove passa la linea del fascio, è questa qua. Il fascio passa all'interno di questo tubo, Vedi, da tecnica c'è? cui Sì, vedete. è per quello che ci abbiamo messo poco a costruire, perché lavorano tantissimo e molto velocemente. E quello che volevo dire è che la misura e la posizione esatta di questo tubo è molto importante per la ricostruzione degli eventi delle particelle, perché ha un impatto non trascurabile sul capire se le particelle sono venute esattamente dalla zona di interazione, quindi dove i due protoni si sono incontrati, diciamo 000 l'origine degli assi, o leggermente fuori, perché se sono venute da un punto leggermente distaccato, ci dà informazioni su che tipo di particelle si sono create durante lo scontro. Adesso rientriamo nella control room. È bilingue questo posto, si parla inglese e francese fondamentalmente. Si parla Anche inglese molto italiano, tutti. considerando il numero di italiani che ci sono, anche parecchio italiano, diciamo. Ciao Roberto, e appunto dicevamo. Chiara, se una persona tra le centinaia che ho davanti volesse fare il fisico, cosa consiglieresti? In che senso, cosa gli consiglio? Di fare fisica? Assolutamente sì. La fisica, beh, fare il nostro mestiere anche, fare il nostro mestiere, appunto, come vi ha detto anche Pietro poco fa, vuol dire che si possono fare tantissime attività di vario tipo, e proprio anche durante il tuo dottorato e durante gli studi, il dottorato e poi anche proprio durante tutta la tua vita, puoi
fare, cambiare praticamente mestiere più volte, puoi occuparti della costruzione dei rivelatori, puoi occuparti del software di ricostruzione delle tracce, oppure dell'analisi dei dati, del trigger, puoi fare varie attività e puoi passare a seconda dei momenti da un'attività all'altra, quindi in qualche modo è sempre molto stimolante e quindi insomma mai monotono. Un'altra cosa che appunto uno non sempre se lo immagina è che ci va anche moltissima creatività nel fare questo mestiere, perché essenzialmente devi in qualche modo sempre inventarti cose nuove per risolvere problemi o proprio per il desiderio di inventare che ne, un nuovo rivelatore o un nuovo modo di fare l'analisi, oppure anche a livello più teorico. Poi appunto l'immaginazione gioca anche un ruolo molto fondamentale perché puoi benissimo immaginare che la natura invece sia organizzata in un modo diverso da quello che pensiamo oggi e quindi contribuire a uno sviluppo di un nuovo modello della teoria della fisica delle particelle o di qualche altro appunto argomento attorno alla fisica. Quindi è un lavoro estremamente molto, io trovo sia molto interessante, molto creativo e molto vario. Domande? Sì. Chi finanzia la ricerca del CERN? Tutti gli stati membri del CERN. Allora, gli stati membri più gli stati membri più gli stati diciamo ospiti. Quindi ci sono, adesso non mi ricordo esattamente il numero, ma penso intorno a 25 stati membri e ognuno contribuisce con una certa percentuale a seconda appunto degli accordi con lo Stato. In particolare in Europa la Germania penso che sia quello che contribuisca in percentuale in modo più alto, intorno al 18%. L'Italia credo sia intorno all'11-12% del budget e poi comunque contribuiscono non proprio al CERN stesso, ma ai vari esperimenti che si fanno al CERN anche gli stati che non sono ufficialmente membri, tipo gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, che contribuiscono mettendo soldi nei vari esperimenti che vengono fatti al CERN. Per esempio, CMS ha una componente molto alta di americani. Il 40% circa, non so esattamente, e questi contribuiscono appunto mettendo soldi per sviluppare alcuni rivelatori, per il funzionamento del rivelatore, eccetera. Comunque, insomma, sono gli stati membri che essenzialmente finanziano il CERN. Parte delle vostre tasse, diciamo, arrivano qua. Sì, una minima parte, ma Parte. ci Un arrivano. caffè all'anno si diceva una volta, mi sembra. Per Un caffè all'anno, esatto, a ogni testa, europeo. per ogni persona. Sì. Allora, Niente. sono Poi due c'è domande. anche da dire, scusa un attimo, una parte di questi soldi però viene in un certo senso reinvestita in Italia, perché ad esempio la costruzione del magnete superconduttore, come dicevo prima, quello interno a CMS che è stato costruito all'Ansaldo in Italia, è stato pagato non solo dall'Italia, ma anche con i fondi degli altri paesi, in certa misura. Quindi diciamo, non sono soldi soltanto che se ne vanno per la ricerca all'esterno dell'Italia, ma vengono anche reintrodotti nel mercato, diciamo, perché poi qualcuno le apparecchiature le deve costruire, le componenti elettroniche vanno comprate. Spesso ci appoggiamo a ditte esterne per mettere insieme, come dicevo prima, i vari pezzi. Ansaldo di Genova, Valestir Microelectronics, Esatto, l'FBK100. la L'HKE, la SACE Firenze, e no, a dov'è? A Viareggio. Viareggio, scusate. Ci sono altre due domande? Perché è stato costruito proprio a Ginevra, potendolo fare dovunque nel mondo? Allora, per vari motivi, due motivi essenzialmente. In Svizzera erano già sviluppati protocolli per delle collaborazioni internazionali. Difatti c'è già, per esempio, c'è la
l'ONU, ecco, sì, l'Organizzazione l'ONU, tutte organizzazioni nazionali, quindi c'erano già i protocolli che facilitavano diciamo la fondazione di un laboratorio internazionale. E poi perché, e quindi questa era una cosa assolutamente importante, un'altra cosa importante è perché la situazione geologica qua è molto stabile. Difatti, come abbiamo visto nella primissima immagine, noi siamo sotto il Giura, quindi di fianco alle montagne del Giura, che come sapete arrivano dal Giura Giurassico, e questa è quindi una situazione. È una zona molto stabile dal punto di vista delle placche tettoniche, quindi di eventuali movimenti tettonici, terremoti. E quindi era una zona sicura per poter scavare sottoterra e costruire dei tunnel con questa precisione che è necessaria. Se voi pensate, noi acceleriamo particelle microscopiche su 27 chilometri e le facciamo scontrare in un punto che essenzialmente la dimensione dei fasci sono di circa 10 micron per 10 micron. Quindi noi riusciamo a controllare il percorso di queste particelle microscopiche su 27 chilometri con delle precisioni dei micron. E questo è possibile anche grazie al fatto che il terreno attorno a noi è stabile abbastanza. Su questo, vabbè, ci sono delle cose molto interessanti che sono state misurate, per esempio, all'EP con gli elettroni, perché gli elettroni sono in qualche modo particelle più facili da gestire, perché sono particelle puntiforme, il protone invece è formato da quark. E allora con gli elettroni, con la precisione che avevamo con gli elettroni, riuscivamo a vedere in questo tunnel di 27 km. Eravamo, diciamo, riusciamo a misurare, ma eravamo sensibili, per esempio, alle fasi lunari, quindi alle maree, a quanta acqua c'era sul Giura, quindi alla falda freatica del Giura, e all'acqua che, quindi a quanto era piovuto in un certo periodo, e per esempio anche al passaggio dei treni nella zona tra la Francia e la Svizzera, che in qualche modo, vabbè, questo è un discorso un po' più complicato, magari Pietro me ne può parlare dopo, sulle correnti parassitiche. Quindi scusatemi, qua urlano, ma vabbè, riuscite a sentire? Sì. E quindi insomma, questo è stata una scelta cioè è stato un motivo per cui si è scelto questa Ginevra per costruire il CERN. Dal punto di vista geopolitico, il CERN è stato costruito subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? E Sì. dopo l'ignominia del Terzo Reich, una grandissima frazione degli scienziati europei erano emigrati negli Stati Uniti. Quindi l'Europa si trovava, a parte il fatto di essere un continente comunque molto ricco, nella situazione di avere depauperato di molto il suo capitale umano. E quindi costruire un laboratorio di ricerca fondamentale in un periodo in cui, ricordiamocelo, le bombe atomiche avevano un'importanza strategica non trascurabile, è stato un modo per attrarre cervelli di nuovo nel continente. Quindi dal punto di vista europeo ha avuto anche una grande importanza per ribilanciare le competenze tecnico-scientifiche di un continente, insomma. C'è una seconda domanda? Io non si è riusciti a separare il campionamento generale da quella del settore elettronico che ha permesso anche il mio privato attuale con il campionamento generale dalla CG. La domanda è come si fa, ho capito, i campi magnetici dell'HC da quali, scusi? Da quelli generali che Ok. si in qualche modo queste risorse Quindi la domanda è, se vuole provare a rifrasare, poi mi dica se sbaglio, è come facciamo a garantire che tutte le apparecchiature elettroniche funzionino correttamente nell'ambiente ad alto campo magnetico di LHC? in qualche modo interpretato. Sono apparecchiature elettroniche appositamente costruite con delle specifiche, a seconda della posizione dove vengono montate, devono avere dei rigidi parametri per resistere alle radiazioni, come ho detto prima. Ad esempio, la parte dei sensori, quindi l'elettronica più vicina all'interazione delle particelle, prende e assorbe una dose di radiazione molto più alta delle altre.
E quindi sono delle elettroniche speciali costruite in maniera tale da resistere a queste radiazioni. Se ci metteste l'elettronica che avete sul vostro cellulare, fonderebbe dopo poco. Nella stessa maniera ci sono apparecchiature che tengono conto della presenza dei campi magnetici, sono fortunatamente schermate. Ad esempio, tutta l'elettronica che serve per gestire l'alimentazione dell'elettronica sopra il detector, quindi che gli dà, come si dice, il voltaggio, l'high voltage, anche quello è tutta un'elettronica studiata apposta e costa molto, anche perché sono poche le ditte al mondo che riescono a farle per resistere ai campi magnetici intensi. Quindi questo nella fase, come dicevo prima, di R&D, non so se mi sentivate bene, in cui Di ogni ricerca e singolo. sviluppo R&D. Esatto, scusatemi, sì, noi ormai siamo abituati a usare del gergo mezzo italiano, mezzo inglese, in cui si faceva ricerca e sviluppo sui singoli componenti. Una parte della ricerca è proprio sul testare che questi componenti riuscissero a sopravvivere ad alte intensità di fascio oppure ad alti campi magnetici. Questo spesso viene fatto con delle vere e proprie prove su fascio, ossia dall'SPS che avete visto prima vengono estratti dei fasci di pioni o dei muoni su delle linee dritte perché a quel punto non c'è più campo magnetico e si montano dei piccoli sensori lungo queste linee che vengono attraversate da queste particelle e si va a studiare il comportamento di questa elettronica e di questi sensori molto prima di quando verranno installati sull'esperimento per capire se possono resistere a determinate condizioni. Altre domande? Una. Quali sono state le più grandi scoperte che siamo riusciti a ottenere grazie a questo sistema e quali scoperte riusciremo a ottenere in futuro? Allora, quali sono state le più grandi scoperte che siamo riusciti a ottenere con l'HC, immagino? E quali sono Allora, quelle che ci aspettiamo per il futuro? vabbè, il CERN ha una serie di moltissime, una serie di tante scoperte, giusto ve ne ricordo due, vabbè, allora nel 73 sono state scoperte le correnti deboli, proprio per esempio c'era uno dei responsabili dell'esperimento era un professore di Milano, quindi che queste correnti essenzialmente indicavano la presenza di una nuova particella, la Z0, che poi invece è stata scoperta da Rubbia nell'83, al super proton sincrotrone, quello che vedete questo qua piccolino, questo acceleratore Non SPS che vi ho vediamo menzionato. cosa include. Ah, vabbè, comunque, un acceleratore precedente LHC. E dove ha scoperto due nuove particelle, la Z0 e la W. Poi tutta l'epoca dell'EP, diciamo, non ci sono state scoperte di nuove particelle, ma ci sono state delle misure estremamente importanti. Forse la più importante è stata quella, che il numero di famiglie di leptoni e di quark è 3. Questo ne ha parlato Pietro stamattina, quindi che noi abbiamo la famiglia dell'elettrone, la famiglia del muone, del tau, e poi abbiamo sei tipi di quark. E poi sempre all'EP si è capito che ci doveva essere questo bosone di Higgs, però appunto la massa era troppo alta per poterla produrre all'EP. E l'LHC effettivamente ha ricercato questo bosone di Higgs e l'ha scoperto nel 2012. Questa è stata, diciamo, la grossa scoperta dell'HC. Stiamo Adesso, vedendo il plot della massa dei quattro leptoni. come detto? Ce l'abbiamo il Stiamo vedendo il plot. tuo plot della massa dei quattro leptoni. Ah, lo state vedendo voi? Lo state Ok, trasmettendo? Ok. perfetto. Dopodiché, adesso essenzialmente quello era l'ultima particella, l'ultimo pezzo mancante del modello che spiega appunto la fisica delle particelle e le loro interazioni, quello che noi chiamiamo il modello standard. E a questo punto noi essenzialmente stiamo cercando un po' a tutto spettro, cioè stiamo cercando di vedere se effettivamente il modello standard è correttamente riprodotto
fatto dai dati e se c'è invece qualche cosa in più che fino adesso non abbiamo ancora scoperto e cerchiamo sia cercando le particelle ipotizzate da modelli vari, da vari modelli teorici, stiamo cercando in modo abbastanza aperto, anche proprio vedere se ci sono deviazioni o nuove particelle, anche ancora non prodotte da modelli, quindi in modo molto aperto stiamo cercando un po' dappertutto. C'è un'altra Dire cosa anche cosa... Dimmi. che ha scoperto, anzi che ha inventato il CERN, che ha avuto un impatto nelle loro vite Sì, e molto no, ma... importante, che è Esatto, il World Wide Web. nell'82 Sì, credo, no? non so l'anno, non me lo No, ricordo. 88, 88. Però se volete internet come lo conoscete voi, esiste grazie al CERN. Perché questo? Perché i ricercatori avevano bisogno in un modo veloce per scambiarsi le informazioni. Non c'era Zoom, non c'erano sistemi di discussione ravvicinata per persone che sono molto distanti. Immaginate, come diceva prima Chiara, che le collaborazioni venivano un po' da tutto il mondo, quindi c'era il ricercatore italiano che magari si trovava a Torino, Milano, Roma, e doveva parlare con il ricercatore che era a Londra, all'Imperial College, e dovevano trasferire dati, informazioni in maniera veloce. E allora i ricercatori del CERN hanno inventato questa ragnatela, il World Wide Web, che era un modo iniziale per trasferire ipertesti e renderli accessibili a tutti. E da lì, ovviamente, la cosa, se vogliamo, è degenerata fino a TikTok. Però il seme è stato lanciato Sì, cioè tutte le dal volte che CERN. voi accedete al vostro telefonino, in qualche modo, beh, Esatto. non sì, da quel lato lì, Da ok, quella sì, e questo per certamente. dirvi che magari spesso ci sentiamo dire: ma la scoperta del bosone di Higgs come ci cambierà la vita? Non è la scoperta in sé, è tutto il progetto, se volete, tutto il cammino che ci ha portato alla scoperta dell'Higgs, che avrà delle ripercussioni più o meno alte nella vita di tutti i giorni, perché fin tanto che c'è ricerca di base e quindi sviluppo di nuove tecnologie e nuove idee, queste poi possono essere reimpiegate anche al di fuori della ricerca di base e migliorare la vita di altre persone. Gran parte delle tecnologie sviluppate negli anni scorsi in America venivano dagli studi fatti per mandare gli uomini sulla Luna. Il velcro, ad È esempio, vero. una cosa banale, no? Che adesso ce l'abbiamo in tutte molte delle nostre giacche, anche da sci, per tenerle chiuse, era stato sviluppato per avere un modo efficace di attaccare pezzi di tuta, ad esempio, per gli uomini che andavano nello spazio. Domande? Una. Volevo dire qualcosa sull'ipotesi del gravitone e su come la mia caratteristica interagisce con la resistenza dell'acqua. Allora, la domanda è sentire qualcosa sull'ipotesi del gravitone e su come la meccanica quantistica interagisca con la relatività generale. Ah, la domanda del secolo. Allora, il gravitone, vabbè, come immagino che tu sappia perché hai fatto la domanda, è la particella associata, diciamo, al campo gravitazionale. La scoperta delle onde gravitazionali di qualche anno fa, no, 2015, questo ci fa ancora più, insomma, avvicinare alla possibile osservazione del gravitone, però effettivamente il gravitone come particella non è ancora stato osservato e lo stiamo cercando, sì, però appunto non è assolutamente banale perché di nuovo non si sa a che massa cercarlo. Non so se Pietro ve l'ha detto, ma tutte le masse delle particelle non sono predette da nessun modello, sono soltanto misurabili, è possibile conoscere il loro valore solo misurandolo sperimentalmente. Quindi diciamo il gravitone pensiamo che esista perché appunto è associato alle onde gravitazionali e le onde gravitazionali le abbiamo viste. Siamo ancora, quanto vicini siamo non lo so, come non so, non si sa ancora quanto vicini siamo
a una possibile unificazione della relatività con la meccanica quantistica, perché sono effettivamente due teorie che in qualche modo non riescono a parlarsi, a, come si dire, a unirsi, Sì, cioè non sono compatibili. non sono compatibili e non si è ancora capito come unificarli. E quanto siamo vicini proprio non lo so. C'è tantissima gente che lavora su questo, c'è moltissima ricerca, però per ora non c'è ancora diciamo, nessuno sviluppo più promettente di altri, però ci sono molti gruppi che ci lavorano. Estremamente affascinante come campo. Se posso aggiungere una piccola cosa sul gravitone, la cosa interessante dal punto di vista di fisica delle particelle è che il gravitone è intrinsecamente legato alla geometria dello spazio-tempo, no? Quindi ci sono anche diverse teorie sviluppate negli anni scorsi che prevedono il gravitone interagente in uno spazio non di sole tre dimensioni spaziali e una temporale, ma così con extra dimensioni. Che potrebbero anche spiegare perché la gravità è molto più debole come forza rispetto alle altre. E questo dà luogo a tutta una zoologia di nuove particelle. Ad esempio, una è il famoso, non so se avete mai sentito, radione invece che gravitone, non è altro che una rappresentazione del gravitone visto in n dimensioni nel nostro spazio quadridimensionale. E quindi noi cerchiamo non soltanto il gravitone, diciamo, nel nostro spazio convenzionale, ma anche tutte queste sfumature diverse che ci darebbero ulteriori informazioni non soltanto sulla particella in per sé, ma anche sulla vera natura dello spazio-tempo che ci circonda. Domande. Basta? Siete sicuri? Dopo 2 ore di Sì, fisica. vorranno andare a mangiare adesso. Allora, ragazzi, ringraziamo Chiara Mariotti e Simone Gennai per il tempo. Beh, Grazie. Pietro, soprattutto a te. Sì, Pietro è quello che ha fatto più lavoro di tutti. Ringraziamo anche Zoltan e Noemi per la visita. Yeah, thank Thank you you, very much, Zoltan. Zoltan. Effective as usual. Thank you. Great Noemi. invention, the virtual visit. Dai, Ok, quindi grazie mille. ciao.